È ufficiale, le Marche restano in zona gialla. Tra poco in collegamento l'epidemiologo della regione Marco Pompili. Al via domani le vaccinazioni agli over 80, a Pesaro attesi più di 600 anziani, oltre 300 sia a Fano che a Urbino. È morto all'età di 91 anni Don Ennio Grandoni, parroco emerito a Orciano di Terre Roveresche, lunedì pomeriggio i funerali nella chiesa di San Cristoforo. Il vescovo di Fano Armando Trasarte è ricoverato a San Salvatore per accertamenti. L'ufficio della diocesi rassicura, è soltanto in via preventiva, nessun allarmismo. Cede parte della cinta muraria del borgo Gorettiano a Corinaldo. 10 famiglie evacuate e una casa da demolire per evitare il crollo totale. Coltivano marijuana in una casa di campagna occupata abusivamente, arrestati dalla volante della questura due uomini di Pesaro e Gradara. 4.000 kg di ghiaccio e 150 ore per realizzarla, Pesaro celebra Dante Alighieri con una scultura in occasione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Lo avete sentito, le Marche restano in giallo anche per la prossima settimana. Lo ha annunciato il presidente della regione Francesco Acquaroli, che in una nota diffusa su Facebook ha scritto di aver sentito il ministro nel pomeriggio. Raccomando sempre la massima attenzione, ha concluso il governatore nel post, e il rispetto delle regole anticontagio. Vi ricordiamo che fino alla mezzanotte di domani è in vigore un'ordinanza che prevede limitazioni in entrata e in uscita dalla provincia di Ancona, dove c'è un incremento dei contagi. E nelle Marche si registrano ancora decessi legati al coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono morte 8 persone, tra cui un 91enne di Sant'Ippolito. Tra le nuove diagnosi invece sono stati rilevati 488 positivi al Covid. La provincia di Ancona resta ancora la più colpita con 234 casi, seguita da Pesaro Urbino con 103. Negli ospedali ci sono 7 ricoveri in più rispetto a ieri. Il lieve aumento sia ai pazienti in terapia intensiva sia a quelli in semi-intensiva. E per commentare l'andamento della pandemia nella nostra regione siamo in collegamento con Marco Pompili, che è il direttore dell'Osservatorio Epidemiologico delle Marche. Buonasera, direttore. Buonasera, buonasera a tutti. Dunque, quali sono i dati che ci hanno permesso di rimanere in zona gialla nonostante il numero di contagi ma anche di casi di variante inglese? Lì tutti nelle PCM sono due le aree principali, l'area ospedaliera e l'area dell'incidenza, cioè i casi. Nell'area abbiamo un impatto alto, quindi siamo sopra soglia nei posti letto. Nell'area invece dell'incidenza abbiamo meno casi nella comparazione con la scorsa settimana. Avendo meno casi abbiamo un impatto complessivo moderato. L'impatto complessivo moderato è area gialla. E l'indice RT dunque sotto l'1? Sapevamo che l'indice RT è 1, perché l'indice RT è una struttura dei sintomatici presenti durante la settimana su dato inizio sintomi all'interno della regione Marche. Noi avevamo meno casi di sintomatici, quindi chiaramente quando hai meno casi di sintomatici l'RT va sotto 1. E la provincia dorica rimane attenzionata, che cosa vi preoccupa di più? Ci preoccupa principalmente che ha un tasso standardizzato molto elevato, cioè ha un rapporto sulla popolazione di casi molto elevato. Le faccio un esempio, la regione Marche ha 176 su 100.000 come proporzione di casi, la zona di Ancona ha 279 su 100.000, quindi questo eccesso di casi che perdura da circa 3 settimane è stato un forte campanello d'allarme nel quale abbiamo ragionato e abbiamo contattato i sindaci per iniziare a ragionare sopra questa anomalia di tendenza principalmente. E quindi potremmo aspettarci anche ulteriori restrizioni nei prossimi giorni, ma che si concentreranno soltanto su determinati comuni? Allora, guardi, il Presidente ha già emanato 4 giorni fa una circolare. Sì. Prolungheremo quella e vedremo con un monitoraggio costante, quotidianamente, se vi è un aumento dei casi oppure se vi è una flessione della curva epidemica. Lo controlleremo comunque tutti i giorni. Quanti sono invece i casi di variante inglese nella nostra regione e se è vero che si sta diffondendo di più tra bambini e ragazzi in età scolare?
Allora, guardi, la variante inglese viene testata con dei campioni a random, cioè ogni settimana sui campioni dei casi positivi facciamo delle estrazioni a random e li facciamo la sequenza per vedere se c'è la presenza della variante inglese. Ad oggi, dall'inizio, sono 247, dall'inizio dell'anno. Nell'ultima settimana sono risultate 47. Noi abbiamo una media complessiva nella regione Marche che è del 28%, è una media sopra la media nazionale ed è abbastanza rilevante il fatto che da noi, nella presenza nostra, non è stata rilevata sull'appannaggio delle classi giovani. Abbiamo rilevato la presenza della variante inglese anche oltre i 25-64 anni, quindi sia nei giovani che anche nei meno giovani. Ecco, alcuni esperti, tra cui Ricciardi, che è il consulente del Ministero della Salute, chiedono un lockdown nazionale. Secondo lei questa drastica soluzione potrebbe essere la cosa più giusta, la cosa migliore per frenare il virus? Io in questo momento non ne sono d'accordo, cioè tendenzialmente abbiamo deciso di seguire una strada è quella della valutazione delle situazioni territoriali ed è la strada secondo me più corretta, cioè in base a delle situazioni territoriali monitorate con dei dati precisi si scelgono le soluzioni in base all'incidenza che ha quel determinato territorio, è quello che secondo me in questo momento è la soluzione migliore. Poi se si peggiorerà, in quel punto ci saranno delle altre condizioni. Grazie Marco Pompili, direttore dell'Osservatorio Epidemiologico delle Marche. Grazie per essere stato con noi. Buona Grazie a lei, buonasera a tutti. serata. E nella nostra regione domani partirà la vaccinazione di massa per gli over 80. Oggi abbiamo fatto il punto con i sanitari, con i vertici dell'ASUR, Area Vasta 1. È tutto pronto nelle Marche per l'avvio della campagna di vaccinazione agli over 80. Nei tre siti predisposti nella provincia di Pesaro Urbino, la macchina organizzativa è al lavoro da settimane. Oggi pomeriggio gli ultimi ritocchi e i sopralluoghi dei vertici dell'ASUR Area Vasta 1 e poi domani si parte. Nel centro sociale della Celletta a Pesaro sono attesi 672 anziani, a Rosciano di Fano 342, mentre a Urbino 336. A Pesaro sono state allestite 8 postazioni, quindi avremo 8 infermieri o assistenti sanitarie che vaccinano e 4 medici che raccolgono l'anamnesi e valutano se sussistono controindicazioni. E andando ancora a monte, la fase di accettazione che sarà gestita da 4 amministrativi. A Fano ci sono 4 postazioni, anche queste ovviamente allestite con box, 2 postazioni mediche e 2 postazioni infermieristiche. Urbino è la replica di Fano come numero di postazioni di medici e di amministrativi e il sito è presso il Palazzetto dello Sport, il Pala Carneroli. Al personale dell'ASUR si aggiungeranno i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa. Ciascuna postazione sarà fornita di tutte le strumentazioni mediche necessarie per far fronte ad ogni tipo di emergenza, malori compresi. Inoltre, ci ha spiegato Carlotti, i tempi per ogni vaccinazione sono di circa 25 minuti, comprensivi dell'attesa post-somministrazione per verificare eventuali reazioni avverse. Il vaccino somministrato, ha precisato invece il dottor Liverani, sarà quello prodotto dalla Pfizer-BioNTech, che è rivolto proprio alle persone più fragili. Il vaccino, nello studio fatto recentemente, che ha interessato circa 44.000 persone, ha dimostrato un ottimo profilo di efficacia, intorno al 95-96%, e di sicurezza. Effetti collaterali, come tutti i vaccini, ci potranno essere. Nella stragrande maggioranza dei casi saranno effetti di lieve entità, quindi reazioni locali, dolore, arrossamento in sito di iniezione, un malessere generale, stenia. A volte, un caso su 10, c'è un ingrossamento di linfonodi omolaterali nel punto di iniezione e poi, come tutti i vaccini, ci si possono verificare delle reazioni allergiche gravi, però la letteratura riporta che, la casistica di questi eventi è veramente, limitata. I tempi stabiliti, ha aggiunto poi il dirigente Montalbini, sono piuttosto serrati e per favorire lo svolgimento dell'attività è fortemente consigliato arrivare sul posto con i moduli già compilati. La documentazione si può scaricare dal sito dell'ASUR, cioè la scheda anamnestica, il modulo di consenso alla prestazione sanitaria e quello del trattamento dei dati personali. Abbiamo avuto prenotazioni per 12.064 assistiti over 80 e per quanto riguarda le vaccinazioni dopo il 12 marzo, a fronte di disponibilità di 8.738, 3.327. Il totale ad oggi è 15.391 e teniamo conto che le disponibilità erano 22.174, quindi siamo all'interno di questi numeri.
La quantità delle disponibilità era riferita rispetto a un 70% circa stimato della popolazione over 80 della nostra provincia. E la comunità di Orciano di Terre Roveresche è in lutto per la morte del parroco emerito Don Ennio Grandoni, sacerdote è deceduto la notte scorsa all'età di 91 anni. La comunità di Orciano di Terre Roveresche dà il suo ultimo saluto a Don Ennio Grandoni, tornato alla casa del padre alle 4:30 di questa mattina all'età di 91 anni. Nato a Fano il 19 agosto 1929, Don Ennio era stato ordinato presbitero nella cattedrale di Fano il 26 giugno 1954. Dal 2018 era ospite della casa di riposo di Orciano per motivi di salute che lo avevano fortemente limitato. Siamo chiamati, ha sottolineato il parroco di Orciano Don Mirko Ambrosini, nella fede a celebrare nella Pasqua di Gesù Cristo il passaggio di questo nostro fratello buono da questo mondo al Padre. Con umiltà, dedizione e disponibilità ha servito dal 1955 al 2018 la sua amata comunità di Orciano, un amore per il suo popolo contraccambiato visto il grande affetto che la gente ha sempre avuto per Don Ennio. A ricordarlo è anche il sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli. Don Ennio io l'ho conosciuto qualche anno fa, quando poi sono diventato sindaco del comune di Terre Roveresche. In parte lo conoscevo un po' anche prima, ma lui di fatto era legato ad Orciano, perché 50 anni o più che Orciano di Pesaro, ha fatto il parroco qui ad Orciano fino alla fine, ecco. Molto legato con tutti, con la comunità, aveva sempre una parola di conforto per tutti, quindi anche se era piccola aveva una forza straordinaria. Le esequie saranno celebrate lunedì 22 febbraio alle ore 15 nella chiesa di San Cristoforo a Orciano. La camera ardente sarà allestita nella chiesa a partire dalle ore 10. È una grande perdita. L'ultimo tempo, questo per farvi conoscere l'attaccamento che aveva per la nostra comunità, lui ha espressamente voluto terminare, insomma, i suoi giorni nella casa di riposo ad Orciano, perché lui è stato ad Orciano e voleva stare con gli orcianesi, quindi con la comunità oggi di Terre Roveresche, quindi è questo l'attaccamento che aveva per il nostro territorio. E adesso un aggiornamento sulle condizioni di salute del vescovo di Fano, Fossombrone Cagliipergola, Armando Trasarti. Dopo alcuni giorni di benessere ha lamentato tosse con febbre e persistenza della positività del tampone, per cui è stato sottoposto a controllo clinico e a un attacco del torace che ha mostrato un interessamento polmonare non grave dell'infezione virale. A scopo precauzionale, considerate le patologie pregresse, si è ritenuto prudente un ricovero ospedaliero nel reparto di medicina subintensiva del San Salvatore di Pesaro, dove verrà sottoposto alle terapie del caso. Lo fa sapere in una nota all'ufficio comunicazioni sociali della diocesi, che riporta gli aggiornamenti forniti dal dottor Frausini. Teniamo a sottolineare, prosegue la nota, che il ricovero del vescovo è in via preventiva onde evitare inutili allarmismi. Paura a Corinaldo, dove un tratto di cinta muraria si è sgretolato, costringendo le famiglie residenti nella zona adiacente al crollo ad evacuare. Vediamo il servizio che è stato realizzato da Letizia Marchionni con le immagini di Giacomo Vitali. Ci troviamo a Corinaldo in via del Fosso e alle mie spalle potete vedere le condizioni della cinta muraria. Una ferita di circa 3 metri alle 15 di ieri si è aperta nella cinta muraria del borgo Gorettiano. Si sgretolano le mura di Corinaldo nel tratto Torre della Rotonda e Torre del Calcinaro, le cui macerie sono rotolate sulla strada sottostante via del Fosso, ora transennata e messa in sicurezza. I segnali non erano mancati, tanto che già da gennaio, vista l'accelerazione dei movimenti e delle lesioni della cinta muraria, erano stati evacuati gli occupanti della casa situata a ridosso delle mura, ora sull'orlo del precipizio e che rischia di crollare da un momento all'altro. Il boato provocato dal cedimento è stato avvertito distintamente dai residenti, ora evacuati in via precauzionale. Sono circa 10 le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie case, per un totale di circa 15 persone. In una deserta via del Fosso ora regna il silenzio. Nel pomeriggio, ha spiegato il sindaco Matteo Principi, partiranno i lavori di demolizione del fabbricato posizionato nella zona
sopra il crollo. Gli accertamenti per capire le cause dell'accaduto sono in corso. Ieri, quando è successo, ecco, i primi cedimenti, abbiamo evacuato altre famiglie a livello, ecco, precauzionale, che sono le abitazioni a valle e a monte, sono state tutte trasferite in due strutture alberghiere nel nostro comune. Adesso vediamo l'evoluzione dei lavori per capire quanto tempo ancora non potranno rientrare nelle loro abitazioni. Con una ditta specializzata in demolizione e comunque smontaggio tentiamo di gestire il crollo del fabbricato e quindi togliere questo peso importante dalla cinta muraria. Ripristineremo le mura, diventeranno più belle di prima, perché questo è il nostro obiettivo, ma era l'obiettivo prima del crollo. Purtroppo l'evento calamitoso, comunque la nevicata, quindi questo elemento ha accentuato il movimento e non ci ha permesso di portare avanti quel progetto che avevamo pronto, e abbiamo anche le risorse economiche da parte nel nostro bilancio. Presente per un sopralluogo anche l'assessore regionale alla protezione civile Stefano Aguzzi. Da ieri, assieme a carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco, ha affermato l'assessore, c'è la nostra protezione civile sempre presente, che ha monitorato la zona interessata dal crollo tutta la notte. Al di là del crollo, il problema è le case che sono al di sopra delle mura, che se dovessero collassare, diciamo così, insieme, sono anche visibili delle crepe molto evidenti, rischiano di avere un effetto trascinamento anche magari in altre abitazioni e quant'altro. E ho voluto rassicurare anche il sindaco che saremo attenti anche a come coprire, se mi permettete, al di là della logistica, anche in parte finanziariamente questa parte, diciamo così, di emergenza. La Protezione Civile Regionale intende comunque in qualche modo farsi carico di questa problematica in aiuto al comune di Corinaldo, in aiuto ai cittadini di Corinaldo, innanzitutto per la messa in sicurezza e la sistemazione di questa situazione, e poi magari anche per venire incontro sotto il punto di vista emergenziale, anche magari a sostegno ulteriore dell'amministrazione comunale in seguito. E le volanti della Questura di Pesaro Urbino hanno scoperto una coltivazione di marijuana in una casa di campagna in strada dell'Acquabona occupata abusivamente. All'interno c'erano due uomini, un 54enne di Pesaro già noto alle forze dell'ordine e il complice che ha fornito le attrezzature, un 40enne di Gradara con precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti. L'attività degli agenti ha consentito il sequestro di 76 piante di marijuana, 51 germogli, oltre 240 grammi di droga pronta per la vendita e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre i poliziotti hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica. I due uomini sono stati arrestati per furto di energia elettrica e per coltivazione e detenzione di marijuana ai fini di spaccio. Sono stati anche denunciati a piede libero per l'occupazione abusiva di edificio. Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida. Il giudice ha disposto per il quarantenne gli arresti domiciliari, mentre per il pesarese quella dell'obbligo di presentazione quotidiana alla Questura di Pesaro. Per quest'ultimo inoltre è stata disposta la sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza di cui beneficiava. Vigili del fuoco in azione oggi pomeriggio intorno alle ore 16 lungo la strada provinciale 32, la Pesaro-Mombaroccio all'altezza di Montevalle, chiusa temporaneamente al traffico per piante pericolanti. Sul posto anche i tecnici della provincia, pronto intervento viabilità, la polizia locale e la polizia provinciale. È il vicario foraneo Don Luciano Gattei, il nuovo amministratore parrocchiale di Calcinelli, nominato dal vescovo Armando Trasarti a seguito della scomparsa di Don Giuseppe Monaco, avvenuta lo scorso 24 gennaio. Luciano Gattei, con i sacerdoti della vicaria, continua a offrire servizio alla comunità di Calcinelli, quindi catechesi, accompagnamento spirituale, preghiera, scautismo, nell'attesa che dopo l'estate venga nominato il parroco della parrocchia di Santa Croce. E adesso ci spostiamo a Pesaro, dove è stata inaugurata un'opera di ghiaccio dedicata a Dante Alighieri. In occasione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta c'era per noi Angelica Panzieri. Pesaro celebra Dante in occasione dei 700 anni della sua morte. Gli dedica una nuova opera di ghiaccio. Da oggi i cittadini potranno trovarla e ammirarla qui in Piazza del Popolo, sotto il Palazzo Comunale. Siamo qui a dimostrare che Pesaro, nonostante il Covid, continua ad investire sull'attrattività e anche sulla cultura.
sperando nei prossimi mesi di poter riaccendere la città come piace a noi, con eventi con tanto pubblico. Ovviamente di essere un'opera originale, in ghiaccio, non se ne trovano spesso, anche se in realtà questa sostituisce quello che era il presepe. C'era un progetto di continuità e non abbiamo sprecato neanche un blocco di ghiaccio, nel senso che gli artisti sono stati bravi anche a riadattare le figure, quello che era un pianoforte è diventata una fiera feroce, insomma un bellissimo lavoro. È un lavoro popolare, ci piace ricordare il lavoro di Dante, il settecentesimo di Dante in una maniera popolare, perché Dante è popolare. Il riferimento doveva essere un simbolo dantesco che in qualche modo dialogasse anche con i nostri non facili tempi. E allora a me chiaramente la prima cosa che sono venuta è proprio l'inizio della prima cantica, la più amata, chiaramente forse anche un po' la più conosciuta, che è quella dell'Inferno, che inizia proprio con la famosa frase: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. È un po' la condizione in cui ci troviamo noi, di essere in una selva oscura dove dominano soprattutto i dubbi, le incertezze, le paure di un domani che ci sembra ancora poco luminoso, ecco, un poco certo sicuramente, ma quello di Dante, come Dante ci insegna, è un viaggio simbolico poi verso la liberazione, verso un'uscita da questa selva oscura per poter rivedere le stelle. Quali le caratteristiche fondamentali dell'opera e quanto ghiaccio utilizzato? E quest'opera si divide in due parti. La prima parte dove Dante entra dentro la selva oscura e la seconda parte dove invece esce con Beatrice e a rivedere le stelle. E per farlo un pochino più accattivante abbiamo inserito le tre fiere, che sono i tre peccati capitali, e tra cui il giaguaro, il primo che incontra, che è la lussuria, e infine abbiamo voluto reinterpretare così, con una donna che innalza un bambino, un po' essere il simbolo di questa ripresa a rivedere le stelle. Quante tonnellate di ghiaccio? Allora, e questa volta di tonnellate di ghiaccio, abbiamo detto, recuperando il presepe, più o meno saranno stati intorno ai 150 kg, adesso approssimativamente. Però la difficoltà è stata nel recuperare le sagome, nel recuperare con varie tecniche di incollaggio che fanno parte proprio dell'Accademia. E adesso un appuntamento: domenica 21 febbraio, in occasione della prima domenica di Quaresima, trasmetteremo in diretta dalla Chiesa Maria Immacolata di Tavernelle di Colli al Metauro la Santa Messa celebrata dal parroco Don Pier Giorgio Sanchioni. E per il nostro telegiornale è tutto, l'informazione torna domani mattina con il commento ai giornali insieme al direttore Marco Ferri. Buona serata a tutti voi, arrivederci.